Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo ed esilarante episodio. Oggi mi voglio dedicare a chi ancora non ha compiuto 18 anni perché ho ricevuto davvero tante richieste che mi chiedevano: Ciro, come posso guadagnare anche se ho 14 anni in maniera legale, senza andare contro il fisco, se ho 14, 15, 16 o 17 anni? Questo video è stato già girato sul mio canale, ma in passato non avevo ancora tutte le informazioni che ho in questo momento e in passato ancora non ero pronto per rilasciare sul mercato l'unica guida che scoprirai all'interno di questo video se resterai sino alla fine. Quindi mi raccomando, mettiti bello comodo perché le informazioni sono completamente dedicate a tutti i più giovani che in questo momento vogliono iniziare a guadagnare anche se non hanno ancora 18 anni e magari hanno tra i 14, i 15 e i 16 anni e vogliono guadagnare del denaro in maniera legale utilizzando il web. La prima cosa che ti voglio consigliare è quella di focalizzarti completamente su un'unica cosa che ti appassiona per davvero. Infatti il primo consiglio è sempre quello di partire dalle proprie passioni. Non molto tempo fa mi è capitato di parlare al telefono con una delle persone della mia famiglia che è ancora molto giovane e ancora non ha ben chiaro in testa che cosa vuole fare da grande, però all'interno di quella telefonata mi ha detto: senti Ciro, io l'unica cosa che ti posso dire è che mi interessano così tanto tutti questi fumetti manga, tutte queste cose molto particolari di questo mondo molto caratteristico, e giustamente devi partire proprio dai fumetti manga, perché se ti interessa quella particolare nicchia di mercato puoi stare ben sicuro che con un piccolo approfondimento online puoi scoprire se quello che a te interessa può avere anche un mercato. Perché il secondo passaggio che voglio spiegarti all'interno di questo video è proprio quello dedicato al fatto di andare a scoprire se quello che a te interessa ha realmente un mercato. Oggi su internet abbiamo davvero tanti strumenti che ti consentono di controllare se il mercato è pronto per ricevere i tuoi prodotti. All'interno del mio sito istituzionale, che ti lascio per tua comodità qui in sovraimpressione, puoi andare a cercare tra le migliaia di articoli che ho scritto in maniera gratuita quali sono quei metodi che ti consentono di scoprire che cosa il tuo mercato di riferimento sta cercando. Perché mio caro spettatore in questo video su YouTube e mio caro ascoltatore in questo programma podcast, devi sapere che per realizzare grandi vendite hai bisogno di scoprire che cosa le persone desiderano per davvero. Anche questa mia guida per chi vuole guadagnare online e ha 14 anni e lo vuole fare in maniera legale nasce da un'esigenza del mercato, perché mi sono arrivate davvero tante richieste. Grazie ai miei strumenti online ho scoperto che esiste questa piccola parte di popolazione italiana che già da 12 anni in su vuole iniziare a guadagnare online e quindi ha bisogno di alcune informazioni importanti proprio per non sbagliare nulla all'interno del suo percorso. Quindi oggi mi rivolgo a te che ancora non hai compiuto 18 anni e vuoi scoprire in che modo puoi guadagnare su internet utilizzando le infinite mole di strumenti che internet oggi mette a disposizione per iniziare a guadagnare sul web. Fatta questa piccola parentesi, il terzo punto fondamentale è quello di imparare un po' di marketing, perché devi sapere che una volta che impari a conoscere il tuo mercato hai bisogno anche di scoprire come si fa marketing e che cosa significa anche fare pubblicità, perché c'è una grande distinzione tra marketing e pubblicità. All'interno della mia guida, che qua sotto in descrizione troverai ad un costo promozionale che è un costo di lancio, troverai tutte le informazioni che ti servono per scoprire che cosa devi fare per portare il tuo prodotto dalla tua idea al mercato. Quindi c'è sempre di mezzo il marketing che hai bisogno di conoscere se vuoi iniziare a vendere i tuoi prodotti online. Quindi all'interno della mia guida trovi davvero tutte le informazioni che ti servono per riuscire a mettere in tasca i tuoi primi soldi anche se non hai ancora compiuto 18 anni e anche se non hai ancora modo di aprire la tua partita IVA, perché questo video porta proprio come titolo in maniera legale. Legale significa che qualsiasi profitto tu vai a generare online dalla tua nuova attività, anche se in questo momento non hai 18 anni e non puoi aprire la tua partita IVA, devi sapere che l'Italia e il fisco chiedono a noi contribuenti comunque di andare a dichiarare tutto ciò che viene generato come profitto online o in loco, va comunque dichiarato. Quindi avrai sempre bisogno dell'aiuto dei tuoi genitori. Quindi se in questo momento stai guardando questo video dal tuo smartphone, magari chiuso nella cameretta di casa tua, mi raccomando, informa i tuoi genitori di quello che vuoi fare, perché la tua è una grande idea, quella di iniziare a guadagnare sin da subito, quella di
voler affiancare gli studi ad una piccola idea imprenditoriale è una cosa davvero lodevole, però mi raccomando, mio caro spettatore, mio caro ascoltatore, informa i tuoi genitori perché domani avrai comunque bisogno del loro supporto per una piccola fatturazione, magari inizialmente anche con il codice fiscale. Se tutte queste informazioni ti sembrano un tantino troppo evolute, mi raccomando, non ti preoccupare, perché nella guida che ho scritto appositamente per i più giovani, qua sotto nella descrizione, trovi tutte le informazioni molto più dettagliate, spiegate in maniera concreta e avendo una cura nei minimi dettagli di ogni piccolo particolare che ti servirà per iniziare a guadagnare i tuoi primi soldi online. Quindi, fatta questa anche quest'altra piccola parentesi, il resto del viaggio sarà tutto quanto in discesa, perché una volta che avrai acquistato la guida scoprirai che ci sono davvero tanti strumenti per iniziare a guadagnare su internet anche se ancora non hai compiuto i tuoi 18 anni. Uno tra tutti, l'ho consigliato diverse volte sia ai più giovani che ai più grandi, è quello di cominciare con un canale YouTube. Ovviamente anche con un canale YouTube hai bisogno di diverse conoscenze e hai bisogno di diversi strumenti. Inizialmente ti può bastare anche il tuo smartphone per registrare dei video come quelli che sto registrando io adesso, ma in futuro avrai bisogno comunque di un po' di attrezzatura che magari utilizzando il capitale che hai iniziato a guadagnare online puoi pensare di comprare anche altri strumenti. Ma chiaramente oltre alla strumentazione ci sono diverse cose che devi conoscere, come alcuni aspetti di posizionamento e di strutturazione di ognuno dei tuoi contenuti. Quindi nella guida troverai tutte le informazioni che ti spiegheranno in maniera dettagliata quali sono quei piccoli accorgimenti che ti consentiranno sin da subito di andare a realizzare dei contenuti proprio andando a soddisfare quelle che sono le richieste del mercato, perché il mercato è sempre quello che ha ragione. Se io domani voglio inventare una penna di un colore che oggi non esiste, ed è un esempio stupido chiaramente, se il mercato quella penna non la sta cercando, puoi stare ben sicuro che quella penna non si vende. E quindi chiaramente partire da un'idea che dobbiamo andare a realizzare quello che il mercato sta cercando è una delle cose più importanti che andrai a scoprire all'interno della guida. Fatta anche questa piccola parentesi, io ti invito chiaramente ad andare a guardare tutti i miei contenuti, ad iscriverti al mio podcast completamente gratuito, perché ci sono davvero tante informazioni all'interno dei miei vari canali che ti spiegano anche in maniera gratuita quali sono i piccoli passi che puoi fare per cominciare. Ma chiaramente l'oro colato è racchiuso all'interno di questa guida, che come ti dicevo ha un costo promozionale soltanto perché la sto lanciando adesso e dopo tornerà al suo prezzo di listino. Quindi troverai qua sotto questa guida, che è l'unica sul mercato che ti spiega step by step che cosa devi fare per ottenere dei risultati su internet e per iniziare a guadagnare anche se ancora non hai 18 anni di età e magari ne hai 14 e vuoi guadagnare in maniera legale su internet, che è sempre quello che ti consiglio di fare, perché devi sapere che la prima cosa è l'etica. Quindi nel lavoro, se ci sono dei proventi, se ci sono dei profitti, bisogna dichiararli e bisogna farsi dare un aiuto dai propri genitori, che devono sapere quello che stai facendo. Quindi mi raccomando, l'ultimo consiglio prima di chiudere questo video è: non abbandonare mai i tuoi studi, né scolastici né universitari, domani mattina quando sarai più grande, perché un titolo di studio resta comunque un titolo di studio e nella vita mai dire mai. Magari la strada imprenditoriale non è quella che fa per te e quindi avrai comunque bisogno di un titolo di studio. Io mi auguro per te che tu possa diventare non un piccolo ma un grande imprenditore domani mattina, però chiaramente bisogna tenere in conto anche del fatto che oggi l'istruzione è importante e per lavorare in tanti luoghi di lavoro che non siano casa tua hai bisogno comunque di un titolo di studio. Quindi affianca sempre i tuoi studi alle tue passioni, inizia sin da subito, non ti abbattere alla prima sconfitta, perché hai bisogno sempre di mantenere il focus come in ogni cosa nella vita. Quindi mi raccomando, inizia, insisti, continua ad andare avanti e scopri come puoi realizzare tutto quello che desideri acquistando l'unica guida che è attualmente sul mercato ad un costo promozionale. Prima di chiudere questo video voglio soltanto chiederti un grande favore: se queste informazioni ti sono sembrate di valore, schiaccia like su questo video, condividilo all'interno dei tuoi canali social, a me faresti una cosa gradita e magari alle persone a cui vuoi bene faresti un grande regalo, perché le informazioni contenute all'interno di questo video
non si trovano dappertutto e sono l'unico attualmente ad aver rilasciato sul mercato una guida davvero eccezionale che ti spiega come iniziare a guadagnare online anche se ancora non hai compiuto i tuoi 18 anni. Quindi fammi questo piccolo piacere, fallo a te e fallo alle persone a cui vuoi bene. Detto questo, io voglio rammentarti quali sono i canali per metterti in contatto con me, perché ci sono davvero diversi strumenti che io utilizzo quotidianamente. Uno tra tutti è il mio gruppo Telegram. Nel mio gruppo Telegram, anche se non puoi commentare e non puoi interagire, nella descrizione di questo video trovi l'iscrizione gratuita al gruppo Telegram, che dal lunedì sino al sabato ti consente di avere tutte le novità all'interno del mondo della finanza personale e all'interno del mondo del business online. Quindi iscriviti gratuitamente al mio gruppo Telegram gratuito e, fatta questa piccola iscrizione, iscriviti anche alla mia newsletter che trovi sempre qua sotto in descrizione, e non ti dimenticare di seguirmi sul mio profilo TikTok, perché su TikTok quotidianamente da lunedì sino al sabato vado a rilasciare quelle che sono delle micro informazioni estratte dai miei corsi avanzati a pagamento. Quindi mi raccomando, se vuoi essere un piccolo ladro, come amo dire sempre, iscriviti al mio canale TikTok, continua a seguirmi e soprattutto iscriviti al podcast, perché il podcast nel 2021 è la soluzione ottimale per tutte quelle persone che vogliono imparare anche mentre sono alla guida del proprio autoveicolo o magari mentre sono a fare un po' di sport. Quindi iscriviti al mio podcast, che davvero è uno dei più formativi in Italia ed è uno dei più seguiti in Italia, ringraziando a tutte le persone che mi seguono all'interno sia del mio sito istituzionale e all'interno di ogni mio canale social. Detto questo, io ti saluto e come al solito ti ricordo che quella che hai sentito all'interno di questo video era come sempre la dura verità. Io sono Ciro Muto, questo era il mio video dedicato al business online. Ti raccomando, iscriviti a questo canale YouTube e non perderti il prossimo video, perché quello che stavo per registrare nel prossimo video sarà ancora più interessante di quello che hai appena visto e ascoltato in questo episodio. Ciao!